Allora, Antonia Manfredi, dobbiamo ricordare il suo ruolo in Anfisia, Roma Calabria, di Scendere o Tesoro, ricordiamolo. Io sono in Anfisia Argentier, quindi sono tesoriere di Anfisia. Ho partecipato con una ricetta ed un racconto a questo libro curato da Antonella Sotira. È una ricetta della mia famiglia, le mie origini calabresi, è una ricetta che si tramanda, poi ideata da una nonna zia, e quindi è una ricetta a cui sono molto legata e che peraltro mi è sempre piaciuta molto questa preparazione un po' particolare che si tramanda appunto nella mia famiglia. A questo punto ce la tiriamo in ballo, qualcosa vogliamo dire per noi di Liberi TV, no? Di questa ricetta. Questa ricetta è una ricetta che è stata ideata da questa zia sposina appena tornata dal viaggio di nozze, non sapeva assolutamente cucinare e aveva un marito un po' burbero e molto esigente e aveva ricevuto molte offerte di aiuto da parte delle tante sorelle, mamma eccetera, però ha voluto cavarsela da sola e ha ideato questo piatto, perché sono delle fettine di carne con degli strati di patate, in mezzo a degli strati di patate, con tanto pepe nero e dei filetti di pomodoro, e il nome che è stato dato è carne alla Mefistofele. Probabilmente per il piccante del pepe e un po' perché comunque erano appassionati di musica lirica, come spiegato anche poi nel racconto, quindi in onore del ricordo di questo Mefistofele di Boito è stato dato questo nome, ed era una carne peraltro che anche noi bambini, che la carne è, mangiavamo invece volentieri, con un po' meno di pepe nero, però mangiavamo molto volentieri. Quindi abbiamo detto, fantastica. Allora, abbiamo detto già all'inizio con l'avvocato Sotira che questo non è un libro di ricette qualunque, perché in ogni pagina, in ogni segmento si trova un po' di cuore, un pezzo di Calabria, così è anche per lei indubbiamente. Sì, è comunque un pezzo di cuore, un pezzo di famiglia, un pezzo di storia della propria vita, dei propri... Sì, per me questo ha un significato particolare, anche questa ricetta, questa... e anche il racconto, perché è una storia vera. Esatto, soprattutto infatti questo è l'elemento insomma importante e fondamentale, con delle restrizioni però di questa collana dell'erudita, perché poi il titolo lo dice, la Calabria a tavola in 100 parole, ma non è semplice esprimersi sinteticamente quando si ha un cuore grande da ricordare. No, la cosa più difficile è infatti riuscire ad esprimere in 100 parole, a dire tutto in maniera anche più chiara possibile e in maniera completa, ovvio, non rimanere così sul... Con un po' di allenamento non è difficile, poi si sfronda, si comincia a scrivere, poi si sfronda, poi cambiano un po' le idee, si cambia, anche se poi insomma veramente basta poco per scrivere 100 parole, in armonia non è poi... è un limite, però è quella la sfida, è quello che è divertente, esatto. Cucina sì, ma anche naturalmente nettare di vino. Nettare di vino, sono tantissimi vini in Calabria di grande pregio, noi ne conosciamo qualcuno, molti sono... un vino in particolare che io amo particolarmente, che trovo è una cosa, è il Greco di Bianco, è un passito ed è un vino molto raro e addirittura è il vino più antico d'Italia, perché è stato importato dai greci nel VII secolo avanti Cristo. È veramente il vino più, è una chicca, è un vino particolare, è un passito, è un vino da meditazione, viene da questo vitigno che viene coltivato solo in una zona molto molto ristretta della Calabria, nella zona appunto del comune di Bianco, quindi è anche molto raro, molto pregiato ed è particolarmente buono ed è una, anche questa è un'eccellenza, una prelibatezza come tanti altri vini forse anche più noti, però ha questa particolarità, appunto il vino più antico d'Italia, quindi è quella la cosa che lo contraddistingue, ed è l'unica DOC calabrese di passito, anche questo. Grazie.